il corso di laurea magistrale in ingegneria elettrica a sede didattica a Cassino, durata di 2 anni, e vi si accede avendo conseguito una laurea triennale in ingegneria industriale. Di cosa si occupi l'ingegnere elettrico è presto detto. Provate solo ad immaginare per un attimo cosa sarebbe il mondo di oggi se non avessimo l'energia elettrica. L'ingegnere elettrico quindi si occupa delle applicazioni dell'energia elettrica, cioè praticamente di tutto ciò che usiamo in quasi tutti i momenti della nostra vita quotidiana. Ecco perché questa lista di applicazioni, sebbene molto ricca, non è esaustiva. Partiamo dalla energia elettrica, quindi dalla sua produzione, dalla sua trasmissione, dalla sua distribuzione in sistemi sempre più evoluti, sempre più intelligenti, quali le smart grid, ad esempio, per passare poi alla trazione elettrica, quella tradizionale associata per esempio ai treni, ma anche quella associata alla mobilità elettrica, per passare poi all'automazione in ambito industriale, ma anche l'automazione in ambito domestico, dove il tradizionale impianto viene sostituito da concetti innovativi quali quello della domotica. E per finire alle attività di misura, testing, monitoraggio, anche queste evolute in sistemi distribuiti intelligenti come i sistemi di smart sensing. Cosa fa quindi un ingegnere elettrico? L'ingegnere elettrico fa il progettista, ma fa anche l'analista, può fare il manager in ambito della produzione, della manutenzione, può fare l'energy manager, il libero professionista, l'imprenditore e perché no, il ricercatore o il docente. Dove viene utilizzata questa figura professionale? Quindi accanto a tradizionali sbocchi lavorativi, quali possono essere le aziende per la produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, oppure le industrie che producono apparecchiature componentistica elettrica ed elettronica, in realtà tutte le industrie manufatturiere hanno bisogno di questa figura professionale. Le aziende e le industrie per la mobilità elettrica, gli studi professionali, i laboratori di test dove si seguono misure, prove, le scuole, le università, i centri di ricerca. Questo fa dell'ingegnere elettrico una figura professionale richiestissima dal mondo del lavoro. L'ingegnere elettrico laureato a Cassino ha un profilo di assoluta eccellenza, testimoniata da indagini indipendenti condotte da Almalaurea. Almalaurea è un consorzio nazionale che si occupa di monitorare le carriere dei laureati. Nel rapporto 2019, l'ultimo disponibile, cosa si legge? Il tasso di occupazione ad un anno dalla laurea dei laureati in ingegneria elettrica a Cassino è del 100%. I laureati che si dichiarano soddisfatti dal corso di studi e che pertanto si riscriverebbero allo stesso corso di studi sono il 100%. Quali sono i motivi di questi risultati così soddisfacenti? Ce ne sono tanti. A partire da un percorso formativo multidisciplinare ad ampio spettro, un percorso che vede accanto a discipline di indirizzo tipiche dell'ingegneria elettrica, e quindi l'elettrotecnica, i sistemi elettrici, le macchine, gli azionamenti elettrici, le misure elettriche ed elettroniche, l'arricchimento delle competenze attraverso i contenuti di discipline affini, che sono via via più importanti per la figura del moderno ingegnere elettrico, e quindi l'elettronica, l'automatica, le macchine a fluido. Tutto questo con una grande attenzione al potenziamento dei cosiddetti soft skills attraverso strumenti quali laboratori, tirocini, stage, esperienze all'estero. Quali sono i punti di forza del corso di laurea magistrale in ingegneria elettrica di Cassino? Certamente la docenza. La docenza è una docenza stabile che ha un ottimo rapporto con gli studenti, testimoniato dagli stessi studenti, ma anche la didattica che viene erogata è strettamente legata alla ricerca. Questo perché? Perché i docenti sono ricercatori attivi e quindi portano in aula il meglio della ricerca scientifica nel settore elettrico.
Fiore all'occhiello di questo corso di studi è l'attività di laboratorio. Quasi tutti i corsi prevedono un'intensa attività presso i nostri laboratori, così come tirocini aziendali, l'esperienza all'estero sono opportunità di cui nell'ultimo anno hanno usufruito il 55% dei nostri studenti. Il 56% degli studenti ha avuto esperienze di lavoro durante gli studi. E questo testimonia il fatto che un percorso formativo strutturato bene che consente agli studenti anche, ad esempio, di cogliere opportunità di lavoro durante il loro percorso di studi. Particolare attenzione viene data alla preparazione della tesi, che è poi il biglietto da visita dei nostri studenti presso il mondo, del lavoro. La preparazione della tesi viene quasi sempre effettuata presso aziende o enti di ricerca o presso i nostri laboratori ed infine percorsi di eccellenza di alta formazione per gli studenti più brillanti.